Ciao, Chelsea! Bell'atterraggio! Ciao, principessa della foresta, che state facendo? Aspettiamo Barbie, principessa della foresta. Oggi dobbiamo fare una piccola potatura agli alberi. Mi sembra divertente! C'è solo un problema. Mancano gli attrezzi. Ho guardato nel capanno e non ci sono. Sapete dove potrebbero essere? Ecco, forse io ho dimenticato quello che ho usato alle cascate dello shampoo. Oh, e io credo di aver lasciato il mio fuori dal salone. Sarà difficile ritrovare gli attrezzi se non sapete dove siano. Mi dispiace, andrò a cercarli con Betulla. Posso aiutarvi? Faremo più in fretta se ci dividiamo. Ok, voi due andate alle cascate dello shampoo, Chelsea e io andremo al salone. Ci ritroveremo qui. Dove potrebbe essere? Sono sicuro di averlo lasciato qui da qualche parte. Ciao, Carotina. Ciao, Turchino. Per caso avete perso qualcosa? Non guardare me. Ricordi il tappeto elastico che mi ha regalato? L'ha preso in prestito e... E l'ho lasciato qui fuori. Stavo proprio per dirlo io. E ora non è dove dovrebbe essere. Abbiamo cercato dappertutto. Può darsi che Herberto e Hazel abbiano visto qualcosa. Barbie e io ci stiamo dirigendo laggiù. Volete venire con noi? Buona idea! Non abbiamo avuto molta fortuna cercando da soli. Ok, facciamo un salto al salone. Ciao, Chelsea! Ciao, Honey! Che sta succedendo qui, Barbie? Arrivi giusto in tempo, Chelsea. Benvenuta nel giorno più impegnativo di Dolcittà. Ognuno ha seminato degli ortaggi per partecipare alla fiera di oggi. Oggi? Ma Barbie, non serve del tempo perché gli ortaggi possano crescere? Non a Dolcittà. Guarda. Yummy! Che velocità! Succede solo a Dolcittà. Che ne pensi? Vuoi provare? Abbiamo ogni tipo di seme. Patate dolci, peperoni dolci, piselli dolci, mais dolce. Coraggio, prendine uno. Dolci? Sì! Non così veloce! Sono io, il principe Notto! Prenderò il mais dolce. Molte grazie. Ma io non ho ancora scelto. Non ce n'è bisogno. Sicuramente sarò io a portare a casa il trofeo. Notto ha vinto il primo premio per 4 volte di seguito. E presto saranno 5, Barbie. Grazie al mio pollice verde. Anche questa volta riuscirò a far crescere il mais più grande e migliore di tutta Dolcittà. Allora dovrò scegliere qualcos'altro da seminare. Come preferisci. Ma non abbatterti se dovessi arrivare seconda. Purtroppo non tutti hanno un pollice verde come il mio. Adesso non so più quale scegliere. Mi chiedo quale seme avrebbe scelto Notto. Che ne pensi di questo? È così piccolo. Che cos'è? Non ne sono sicura. Ma tutte le etichette riportano super gigante. Quindi dovrebbe crescere qualcosa di veramente grande. Questo batterà Notto di sicuro. Non lo so, Chelsea. Per vincere questo concorso non basta che sia grande. Ma avrà più possibilità di vincere. Lo prendo. Notto, tu prepari i migliori popcorn di tutta Dolcittà. Torna subito qui! Sir Caccia dei Caciottis, per caso ha visto Honey? Mi dispiace, Chelsea. Ero un po' distratto. Il mio cappello non vuole stare al suo posto. Honey! Va tutto bene. Barbie, che cos'era quel rumore? Non ne sono sicura, ma penso che potrebbe essere... Un mostro! Un mostro? Coraggio, fragolorsi, non ci sono mostri a Dolcittà. Che cosa sta succedendo?
arrivando al castello! Questo rumore è così potente che lo sta facendo cadere a pezzi! Se è un mostro, è decisamente molto maleducato! Non può essere davvero un mostro! O mi sbaglio, Barbie? No, ma dobbiamo scoprire di cosa si tratta! Oh! Prima che non resti più niente del castello Candito! Mi è venuta un'idea! Posso mettere in sicurezza il castello Candito senza trovare il mostro! Voglio dire, il rumore! Martello! Cacciavite! Sega! Non mangiare gli attrezzi, per favore! Penso che sia pronto! Ce l'abbiamo fatta! Vi presento l'inverti rumore automatico! E come farà questo aggeggio a proteggere il castello? Soffia i rumori lontano! Molto ingegnoso! Perché non ci fai vedere come funziona? Dobbiamo aspettare il rumore misterioso e... Ben fatto! Che cosa ha detto? Sto bene! Mi dispiace, Sir Caccia dei Caciotti. È stato molto spiacevole, ma non del tutto negativo. Gustoso! Ottimo tentativo, Chelsea, ma sembra che dobbiamo ancora andare a cercare da dove viene quel rumore. Chi vuole unirsi a noi? Oh, ecco, io verrei con voi, ma ho da fare. Siamo rimaste solo noi due? Penso di sì, ma mi sentirei molto più tranquilla se andassimo tutti insieme. Coraggio, amici! Andiamo a risolvere questo mistero! Ciao! Ottimo allenamento! Dobbiamo rifarlo presto! Ciao, Barbie! Oh, ciao, Chelsea! Ciao, Barbie! Che cosa avete fatto? Solo un po' di pratica con la magia. Oh! Qualche incantesimo non riuscito. Ci vorrà molto tempo per mettere in ordine. Non puoi usare la magia? Mi piacerebbe, ma non posso usarla per annullare gli errori dell'allenamento. Barbie, apprendista regina, c'è qualcosa che ho dimenticato di dirti. Miau, che confusione. Sistemerò tutto, Melky. Cosa stavi dicendo? Ecco, l'ispettore reale arriverà qui tra un'ora per esaminare il castello, inviato dalla regina brillante in persona. Quindi forse dovresti, sai, sbrigarti a mettere in ordine. Un'ispezione reale? Oggi? Non preoccuparti, Barbie, ti aiuterò a pulire. Nuovo piano. Tu inizi a lavorare, io andrò a cercare aiuto. Aspetta! Notto! Scusami, Chelsea, ma non ho proprio tempo per inutili chiacchiere da principessina. Sta modificando il mio zaino razzo. Ma Notto, questa è un'emergenza! Ecco, ho preso la chiave inglese per stringere i bulloni del tuo zaino razzo. Oh, ben arrivata, Chelsea! Cosa ti porta la nostra piccola discarica delle gemme? Sta arrivando l'ispettore reale e il castello è in disordine! Per caso, voi avete una macchina delle pulizie super veloce? Questa discarica ha solo ricambi. Dovresti costruirtene una. Sono brava a costruire le cose. Ehi, potrei costruire un robot delle pulizie. Certo, abbiamo tantissimi pezzi per costruire un robot. Non crederesti mai quante volte il principe Notto ha provato a costruirne uno. Di solito non finisce molto bene. Ok, voglio provarci. Datemi tutti i pezzi di robot che avete. Stringo ancora un po' e... ecco! Cosa ne pensi, Honey? È quello che penso anch'io. Andiamo a farlo vedere a Barbie. Ciao, Chelsea! Ciao, Barbie! Arrivi giusto in tempo. Che succede? Abbiamo deciso di festeggiare l'amicizia nella foresta briosa senza un motivo particolare. Qualcuno pesca il tuo nome e tu ricevi da lui un regalo. Oppure sei tu che devi fargli un regalo? Ma questa è... una sorpresa! Perciò non dirlo a nessuno. Turchino! Uffa, che noia! Stavo per dirlo io! È rimasto un fiocco. È per te. Conosceremo il nome che ti è capitato più tardi quando ci scambieremo i nostri regali. Stavo per dirlo io. Ora sai
Sai come mi sento? Chi ti è capitato? Non posso dirlo! Oh, giusto, giusto! Fate attenzione! Avete tutto il giorno per trovare il regalo giusto. Ci troveremo qui più tardi per fare lo scambio. Grandioso! Honey, mi è capitata Barbie? Non dirlo a nessuno, va bene? Qui troveremo sicuramente qualcosa. Eccolo! È uno dei fiori preferiti di Barbie! Non preoccuparti, nella foresta briosa ricrescono velocemente. È così carino! Le piacerà! Eccoci! Stiamo arrivando! Scusa, Chelsea, non avevo intenzione di farti cadere. È solo che ho molto da fare per finire il mio regalo e... Questo è il tuo regalo? È fatto con le piante arrampicanti più delicate della foresta. Le abbiamo raccolte vicino alle cascate dello shampoo. Turchino! Mi dispiace. Adesso avrò ancora più lavoro da fare. E ci saranno gli unicorni, i conigli di cioccolata... e gli amici marshmallow! Ciao, Chelsea! E ciao, Barbie! A cosa stai lavorando? Alla più grande parata che Dolcità abbia mai visto! Mi piace! Chi parteciperà? Nessuno, per ora! Ma inizio ad organizzarla subito! Vuoi aiutarmi? Tutti amano le parate! Fermi tutti! Avete detto parata? Sì, una molto grande! Una parata. Per fare una grande parata nel grazioso villaggio di Dolcità dovete seguire le regole. E questo significa riempire i moduli giusti per ottenere un permesso. I moduli 1, 2, 3 per l'esattezza. Certo, nessun problema. Li compileremo. E poi tu dovrai dirci di sì. Sì! Non solo io. Tutti gli abitanti di Dolcità dovranno essere d'accordo a partecipare. Non preoccuparti, Chelsea. Possiamo farcela. Cominciamo con il nostro sceriffo. Ti piacerebbe partecipare alla parata? Non lo so. Sono piuttosto occupata. E poi non suono in una banda e non ho niente che assomigli a un carro. Però potresti decorare la tua macchina delle granite. Sì, bisognerà rinfrescarsi durante la parata. Hai avuto un'ottima idea. Anche il signor Anguria ne sarà davvero felice. Allora, d'accordo, avete l'elenco. Vado al municipio per esaminare i moduli. Appena avrete il consenso di tutti in città, avrete il permesso per la parata. Sì! Grazie, sceriffo Semino. Dobbiamo spargere la voce. Abbiamo una parata da organizzare. Ciliegio, avete il compito di preparare la merenda, d'accordo? D'accordo, principessa! Marshy, quando sarà il momento mi aiuterai a svelare la statua? Certo, sono pronto! Ciao, Barbie! Come va oggi? Ciao, ragazzi! Stiamo per inaugurare una statua realizzata in onore e memoria del Tris nonno di Ser Cacio. Fu lui il fondatore di Dolcità. Venite, vi faccio vedere. Forte! Ta-da! Somiglia proprio a Ser Cacio de Caciotis! Lo so, hai ragione. Spero che gli piaccia. Barbie, principessa dolce giravolta! Ser Cacio de Caciotis mi ha appena comunicato che non vuole più partecipare alla cerimonia! Oh no! Ma è in suo onore! Sarà meglio che vada a vedere cosa succede. Potete rimanere qui per essere certi che non accada nulla alla statua prima della cerimonia? Dobbiamo proprio... Oggi sono davvero molto occupato. Certo, Barbie, ci pensiamo noi. Grazie. Salve, Ser Cacio de Caciottis. Lieto di fare la sua conoscenza. Notto, non toccarla. No! Rimettilo a posto. Niente panico. Stiamo calmi. Ora dobbiamo solo scappare. No! Notto, dobbiamo dirlo a Barbie. Questo sarebbe un grandissimo errore, Chelsea. Possiamo aggiustarla noi. Dopotutto, sono considerato il miglior riparatore di formaggio. E da quando? Da... adesso? Ok, non ho proprio idea di come aggiustarla. D'accordo, me ne occuperò io. Tu resta di guardia nel caso Barbie dovesse tornare. Questo è facile.